dice buongiorno, è al lac de Fabergé. Siamo a qualche chilometro dal confine dalla Spagna e stanotte ho patito il freddo e prima che mi rendessi conto di dover prendere una coperta ho già dormito male, quindi facciamo fare una passeggiata a Sky. In questa abbiamo il camper qui sopra, siamo spostati da dove eravamo ieri anche perché ero sulla strada con il culo verso la strada, quindi sicché c'è traffico o quando inizia il traffico soprattutto non riesci più a dormire, quindi decido se rimanere qua un altro giorno o di iniziare a entrare in Spagna. Vediamo un po', questo paesaggio mi stuzzica. Poi comunque non c'è gente, caos di gente non ce n'è perché molta gente arriva, è di passaggio, molta gente arriva in macchina perché c'è il trenino, una sorta di trenino del Bernina più piccolino, aperto, che fa il giro delle montagne, quindi molta gente viene anche per quello, oltre per il lago. Quindi niente amici, vediamo il da farsi, presto proseguiamo la passeggiata con Ski. Queste sono le amiche che ci curano di giorno e di notte. Buongiorno. E benvenuti anche nell'ufficio. Ma alla fine mi sono spostato, come vi ho detto prima, mi sono spostato perché avere il sedere sulla strada mi ha un po' svegliato stamattina, oltre al freddo, quindi adesso vi faccio un pochettino qualche video, inizio un altro video, inizio a impostarlo e poi vediamo con Sky di farci un giro qui nella stazione, vediamo un po' se può salire sulla funivia e vediamo se può salire sul Petit Train d'Artust. È un trenino aperto e non lo so se Sky riesca a stare tranquillo perché è completamente aperto anche sui lati, quindi probabilmente forse riusciamo a fare la funivia ma non il trenino, a meno che non ci sono carrozze che hanno la chiusura anche laterale e sono aperti sopra, perché è un trenino piccolino, fa un giro intorno alle montagne, è definito il percorso più alto d'Europa, circa 2000 metri, anche se in Bernina siamo arrivati oltre i 2000, 2090, 2100, però questo è tutto in quota, deve essere. Vediamo un po' cosa riusciamo a vedere, per adesso mi inizio a lavorare un video e vediamo il da farsi, ci organizziamo. Il mio ufficio vi saluta. Quindi saliti al volo sulla funivia e saliamo su per prendere il treno. Tranquillo, tranquillo, Sky. Una volta arrivati in cima, alle 4 abbiamo il trenino, è tutto aperto rispetto al treno del Bernina, Sky me lo devo mettere in mezzo alle gambe, nel percorso ci sono anche tratti con strapiombi, quindi Sky spero che sia tranquillo, ma sì dai, e ci divertiremo. Questa prima stazione dove prendo il treno dura circa un'ora
arriveremo all'altra stazione vicino al lago d'Astor, che prende il nome proprio che dà il nome alla funivia. Le petit train d'Artust. Oggi vi porto a scoprire le petit train d'Artust e il lago d'Artust, un'avventura mozzafiato tra le meraviglie dei Pirenei francesi. Non dispone di un bottone di sicurezza a utilizzare unicamente in caso di emergenza. Grazie per sua attenzione e buon viaggio. Ladies and gentlemen, hello and welcome on board the petit train d'Artust. Pronti? Siamo stretti qua. Andiamo bene con una galleria che SkyTeam. Bello sì, però ci respiriamo molto gasolio perché è una locomotiva a gasolio e il tunnel è giusto, quindi è vero che può darsi che abbia degli scarichi, però usciamo adesso. Thank you.
diciamo che non è adatto per chi soffre di vertigini. Anzi no, la borsa. Andiamo Sky, andiamo, dai, dai. La cacca nel cammino, meno male da un lato. Andale, andale, dai, vai Sky, vai. Lo conseguí por fin. Ahora entiendo por qué te la mando. Porque no quieres salir. Raga, si sente, la salita.
Il Petit Train d'Artus è una ferrovia turistica situata alla Runz, Pyrénées Atlantiques, nei Pirenei francesi, vicino al confine con la Spagna, nella regione Nouvelle-Aquitaine. La linea corre in alto sopra le sorgenti Gave du Sceau e fornisce l'accesso al lac d'Artus. La linea era stata originariamente costruita per la Compagnie des Chemins de Fer du Midi, l'allora principale operatore ferroviario di linea nell'area nord dei Pirenei. Oggi il Petit Train d'Artus, il trenino, è raggiungibile in cabinovia dalla stazione a valle di Artus-Fabrigé. Il percorso rotabile è lungo 10 km ed è costruito con un dislivello di 500 metri. I treni sono composti da 6 carrozze, da 12 posti ciascuna, e trenate da un locomotore diesel, che si sente anche molto. Il trenino raggiunge una velocità massima di 15 km orari e il viaggio dura poco meno di un'ora. Durante il viaggio si può ammirare il panorama e rendersi conto che alcuni passaggi sono a ridosso della rupe. Una volta arrivati al capolinea si può intraprendere una tranquilla passeggiata fino ad arrivare appunto al lago d'Artus per un piacevole picnic o rilassati all'aria aperta. È bene sapere che per chi dovesse soffrire di vertigini forse potrebbe provare un po' di paura. Alcuni passaggi sono spettacolari, a ridosso dello strapiombo, il tutto in massima sicurezza. Sarebbe veramente un peccato non percorrere questo particolare tragitto a bordo del trenino. Per gli amanti del trekking, il lago d'Artus offre una vasta gamma di percorsi che si snodano attraverso paesaggi mozzafiato. Uno dei più affascinanti porta al Refuge d'Arémoulois, situato a 2265 metri di altitudine. Questo rifugio è un punto di riferimento per molti escursionisti, offrendo un rifugio accogliente e panorami spettacolari lungo il tragitto. Per i più esperti o temerari, l'avventura può proseguire fino al Col d'Arémoulis, a 2472 metri di altitudine. Questo passo montano rappresenta una sfida significativa a causa del suo difficile accesso e si trova al confine con la Spagna. Da qui i trekker più audaci possono continuare verso il Col du Palà, che si eleva fino a 2529 metri. Questo ulteriore passo offre una vista incredibile e la possibilità di esplorare ancora di più le meraviglie naturali della regione. Ogni tappa di questo percorso regala nuove emozioni e paesaggi, rendendo ogni passo un'esperienza indimenticabile. Il lago d'Artus è un lago semi-artificiale situato nei Pirenei Atlantici ad un'altitudine di 2000 metri. Il lago già presente è di origine glaciale. Nel 1929 venne realizzata una diga alta 27 metri messa in servizio per alimentare la centrale idroelettrica di Artus nella valle di Ossou. Negli anni a venire, con l'aumentare della richiesta energetica nel 1962, questa è stata sollevata una seconda volta al fine di aumentare la capienza e alimentare la centrale elettrica a monte del lago Fabrigé. Il lago confina su tre dei suoi quattro lati con il Parco Nazionale dei Pirenei. Una piacevole passeggiata a bordo lago, circondato dalle montagne, in un contesto naturalistico bellissimo dove la tranquillità si incontra con la bellezza del luogo, per un totale relax fisico e mentale. Concludendo, intraprendere un viaggio con il Petit Train d'Artus e visitare il lago d'Artus promette un'esperienza straordinaria, immersi nelle meraviglie naturali delle Alpi Pirenaiche. Viaggerete su un treno unico del suo genere, godendo di viste spettacolari sulle montagne fino al lago d'Artus, dove si può esplorare la bellezza del lago e delle montagne circostanti. Da qui partono sentieri adatti a ogni livello, dal semplice rifugio alle sfide per i più esperti. Ideale per chi cerca un'avventura e natura incontaminata. Passare a Slovenia, potete chiedere che ha tolto il passaporto.
Abbiamo terminato funivia in discesa. Allora, è stato molto bello. L'unica nota negativa, se proprio devo dirla, è... Io non so se lo sentivo in tutti i vagoni, ma noi stando nel secondo vagone, sia l'andata che il ritorno, è capitato così, e l'odore del gasolio si sentiva molto, quindi era un po' fastidioso. Per il resto, un posto stupendo, molto bello. Sky è stato bravissimo. E adesso rientriamo, sdocciamo, ceniamo e ci riposiamo. Sky molto molto bravo. Siamo partiti alle 3:15 e sono 18:49. Insomma, quasi 19 sarebbero 4 ore, quasi 4 ore, 3 ore e mezza tra andare e tornare a visitare il lago. Se la fa, è bello. Il nostro viaggio di oggi finisce qui. Quindi arrivederci, anzi, asibiri.